Siamo in collegamento con il sindaco di Trentinara, Rosario Chiarone, per sapere di più sul progetto della terrazza sospesa nell'aria. Sindaco, come nasce l'idea di realizzare la terrazza? Allora, l'idea nasce dalla necessità anche che i piccoli comuni hanno di fare qualcosa di diverso, di attrattivo e di incuriosire le persone, no? Cosa che negli anni come Comune di Trentinara abbiamo fatto attraverso la realizzazione di diverse opere. Mi riferisco alla Via dell'Amore, alla valorizzazione della leggenda della Preta Incatenata, che si arricchirà di qui a breve di un altro spazio di aggregazione proprio sulla parte antistante, il luogo dove la leggenda narra che i due innamorati, Saulo e Isabella, si siano lanciati nel vuoto in un abbraccio eterno d'amore. E così come abbiamo fatto negli anni passati con la realizzazione di Cilento in Volo, che oggi è diventata un'attrattiva importante non solo per Trentinara, ma per l'intero territorio, devo dire. E quest'anno nel riqualificare uno spazio pubblico, un giardino comunale, all'interno del quale esiste anche un parco giochi per i bambini e lì dove verrà in ogni caso realizzato un ulteriore parco giochi, abbiamo immaginato di sfruttare quello che Trentinara ha, le bellezze che Trentinara ha, ovvero il paesaggio, la natura, gli affacci, è famosa Trentinara per la terrazza del Cilento e quindi abbiamo voluto aggiungere un altro tassello, un altro elemento di curiosità con la realizzazione di questa terrazza sospesa nel vuoto, che qui a un paio di mesi verrà ultimata. Mi può descrivere il progetto e dove si trova? Allora, il progetto si trova nei pressi della terrazza del Cilento, quindi nel punto più bello e panoramico che abbiamo. Si inquadra, ripeto, in un intervento di riqualificazione generale di uno spazio pubblico all'interno del quale c'era un parco giochi e qui abbiamo realizzato con un'opera davvero molto interessante anche dal punto di vista sia ingegneristico che architettonico, questa terrazza sospesa nel vuoto che di qui a un paio di mesi verrà ultimata e diventerà, spero, un altro luogo particolare che Trentinara potrà offrire ai visitatori e ai turisti. Quando è prevista l'inaugurazione della terrazza? Non abbiamo stabilito una data, ripeto, insomma, immagino che nel giro di un paio di mesi l'opera sarà ultimata. Oggi parlare di inaugurazioni in un momento di pandemia è anche particolarmente difficile, per cui in questo momento stiamo con grande attenzione seguendo i lavori che porteranno all'ultimazione degli stessi, per poi immaginare un momento molto semplice di inaugurazione, ma soprattutto la necessità di rendere quel luogo usufruibile ai nostri cittadini e a tutti coloro i quali ci auguriamo nel periodo estivo, se la pandemia ce lo consentirà, possano visitare Trentinara. Quanto è visitata annualmente da turisti la terrazza già esistente, ma anche il borgo? Beh, devo dire la verità, Trentinara negli ultimi anni è cresciuta molto dal punto di vista turistico, non solo grazie ad interventi di abbellimento, di riqualificazione del territorio che abbiamo realizzato negli anni, grazie alla realizzazione di alcune piccole attrattive, ripeto, la valorizzazione della Preta Incatenata con la Via dell'Amore, insomma la statua di Saulo Isabella, il Cilento in Volo, hanno fatto sì che negli ultimi anni Trentinara sia meta turistica importante nel periodo primaverile e estivo. Devo dire che l'anno scorso, nonostante la pandemia, abbiamo avuto veramente una presenza molto, ma molto importante di visitatori, di turisti, di persone che anche in maniera molto semplice, sabato e la domenica, vengono a trovarci, a farsi la passeggiata, ad ammirare il luogo e il panorama. Per cui sono davvero felice di come le cose stanno andando e spero che, insomma, se la pandemia, aggiungo nuovamente, ce lo consentirà, si possa ritornare alla vita di prima, di cui abbiamo tutti una grande necessità, ovvero alla necessità di vederci, di incontrarci negli spazi pubblici, di abbracciarci, di salutarci, di prendere un caffè insieme. E se ciò accadrà, penso che Trentinara possa diventare ancora di più nei prossimi anni un luogo visitato da tante persone. Sarà previsto un biglietto d'ingresso o sarà gratuito? No, assolutamente no. Insomma, sarà assolutamente gratuito. Sarà un onore, saremo felicissimi di accogliere chiunque vorrà
provare il brivido anche di un affaccio su una piazza sospesa nel vuoto, oltre a magari a provare quello del cilento in volo e tante altre bellezze che dal nostro territorio è possibile insomma ammirare, ma sarà assolutamente gratuito, ci mancherebbe. Ai fini turistici, quanto potrà incidere per il territorio un'opera del genere? Questo non lo so. Io penso una cosa, che i piccoli paesi, soprattutto quelli del Cilento interno, insomma, debbano aggiungere alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche che, grazie a Dio, abbiamo, qualche elemento di curiosità. Più elementi di curiosità aggiungiamo, più secondo me chi verrà a visitarci, insomma, avrà modo poi di parlarne con amici e parenti, e quindi la curiosità nel visitare un piccolo borgo tenuto bene, carino, con degli elementi di particolarità rispetto ad altri, possa essere attrattivo. Questo vale per Trentinara, ma spero, penso, possa valere anche per gli altri paesi dell'entroterra. Non basta avere la bellezza del luogo e del paesaggio. Secondo me c'è necessità di aggiungere qualche elemento attrattivo in più, e noi stiamo lavorando in questi anni proprio su questo, nel valorizzare ciò che abbiamo attraverso anche la realizzazione di opere, infrastrutture e elementi, diciamo così, di curiosità che possano appunto fare da attrazione.